Inaspettatissima sta pole position di Nurossi a Sepang. Vedete quando proprio il mondiale deve andare il contrario di come deve andare. Schifo a Phillip Island e poi la pole qui a Sepang sotto la stessa acqua che avremo qui in gara, che vedete sullo sfondo. 2.07.6, stesso tempo praticamente di Lowes. Io ho cavato 4 secondi, ragazzi, perché qua sulla pioggia girano in 2.11. Invece con la mod l'ho fatta in 2.07 e qualcosa, tanto ho detto a Sepang farò schifo, partirò dalla terza, quarta fila. Invece girone incredibile di Nurossi, solo Lowes uguale, gli altri a 3 decimi, guardate, Rins e Zarco. Quindi attenzione a Lowes, la volta scorsa vi ho detto che era pericoloso qua sotto l'acqua di Sepang, però attenzione che la gara è diversa dalla qualifica, andiamola a vivere. Occhio al semaforo prima dentro, gas con l'ombrello e andiamo al fianco di Lowes. Dovremmo subito cercare se è possibile una traiettoria intera. No, è partito benissimo Sam Lowes, anche Alex Rins. Proviamo però a buttarci qua dentro lo stesso. Occhio ragazzi, che pericoli con l'acqua. Si butta dentro Nurossi, forse è arrivato un po' lunghino, però non ottiene la linea perché da dietro c'hanno un po' paura, giustamente. Nurossi si è dimostrato un buon navigatore. Adesso vediamo se avrà la meglio la sua attitudine ad andare come una barca sull'acqua, oppure l'altra attitudine negativa che lo vede difficilmente trionfare a Sepang. Seguiamo la gara e lo scopriremo. Attenzione a Sam Lowes, che oggi si gioca in pratica le sue ultime carte, dovrebbe riuscire a vincere se se ne vuole di buone. 10 punti dalla vetta che in questo momento è rappresentata da Nurossi, e purtroppo per lui Nurossi conduce anche la gara. No, non andiamo sui cordoli, no. Cerchiamo di guidare belli puliti, ragazzi, come se avessimo sotto del ghiaccio e fossimo con i pattini. Gruppo ancora compatto, inevitabile. Nurossi prova a spingere da adesso. È incredibile vedere Nurossi che va via qualcuno a Sepang, infatti non sarà così. Dipende anche dalle curve, dal fattore elastico. Attenzione qua, buttate dentro una marcia in più, ragazzi, che sull'acqua non fa mai male, se poi il posteriore deve soffrirne. Zarco dietro a Nurossi, si sono addirittura anche scambiati la posizione in maniera molto aggressiva, ma nessuno è stato leso, semplicemente ognuno la sua propria traiettoria. Fiato sospeso con queste frenate in piega. È impegnativo guidare con quest'acqua, soprattutto ovviamente quando sai che c'hai l'IA che va come te, perché insomma di solito col gioco originale l'IA non va sull'acqua, è molto facile, basta stare attenti di qua e di là e si fanno fuori come nulla. Però se sono veloci occorre non sbagliare, e Nurossi non lo fa. Un buon primo giro qua, esce stretto, ma perché c'è questa esigenza di raddrizzare presto la moto. Infatti vedete che abbiamo preso dei metri in uscita. Con la moto dritta subito si riesce a sparare un pochino più di gas con quest'acqua. Attenzione alla staccata qua in fondo, è lunghissimo. Dove cazzo vai? Oddio, dove è andato a finire Nurossi? Perde un paio di posizioni che sono di Lowes e Zarco. Eccoli i tre contendenti. Nurossi subito di cattiveria. Per fortuna che avevamo preso un bel margine sul rettilineo uscendo bene, se no qua rientravamo in settima, ottava posizione dopo quel lunghissimo, eh. Adesso battistrada lo fa Zarco. Lowes si butta dentro su Rossi, che però risponde. Oh, spallate! Eh beh, Lowes ovviamente ci prova, ragazzi. Lowes qua deve vincere per sperare nel mondiale. A 10 punti. Non è che matematicamente non lo vince se non vince la gara, però è difficile perché sia io che Zarco poi cominciamo a prendere più margine. Eccolo, dentro Rossi! Che sorpasso della Madonna! E per fortuna che il freno mi ha abbandonato nel momento del bisogno, se no tiravo giù con uno sgambetto in scivolata anche Zarco. Ancora Lowes, qua la battaglia davanti, attenti ragazzi, queste lotte sotto l'acqua, quanta paura, roba da infarto. Attenzione ai posteriori scomposti qua, tutti ancora molto vicini. Nurossi che tiene la linea ancora di Lowes. Mai prendere con l'acqua quel cordolo lì, soprattutto quello lì, perché Altino intanto si butta dentro, ma no! Mamma mia, Nu, fa venire gli infarti al suo muretto. Si sta lì, porca troia, in piega col freno in mano, e quello si butta dentro su Lowes. È un pazzo!
Anche la staccata qua. Ci proverà anche su Zarco qui. Sì, ci prova. Tieni la linea. Attenzione a Zarco che ritorna. Non ritorna mai. Preso alla sprovvista. Gran giro di Nurossi che si rimette in testa. È solo il secondo, purtroppo. Tutti ancora lì. Soprattutto Zarco. Guerra anche di nervi. Ancora però lunghetto qua. Mannaggia, sta prima frenata con l'acqua. Non mi entra. Zarco non si butta dentro di cattiveria, ma lì c'è una questione. Quella frenata è pericolosa per tutti, dunque è difficile anche approfittare magari di un lunghetto dell'avversario. Nel primo giro siamo andati totalmente fuori, adesso siamo andati solo molto larghi e quindi nessuno si è preso comunque il rischio di buttarsi dentro. Poi non ho visto neanche quanto fossero lontani. Intanto Nurossi continua ad avere questo stile di rialzare subito la moto in uscita per aprire un po' il gas. Non gli sembra opportuno sfruttare la pista in ampiezza con quest'acqua, evidentemente. Per adesso ha ragione lui, perché mette di nuovo qualche metrino in una piccola piccola fuga che verrà sicuramente demolita nel T4, però di sicuro. Tanto Nurossi ci prova, attenzione, perché Nurossi sotto l'acqua, Sepang che scappa, è proprio un romanzo, oltre che un colmo assoluto. Dai Nu, fatti passare la paura di Sepang. Lo so tutto, anche di Simoncelli, lo sappiamo. Però sei un grande pilota. Potresti provare a vincere anche qui ogni tanto, che non dispiacerebbe a nessuno. Ritorna Zarco, Nurossi gliela chiude in faccia. La traiettoria. Gli scrive vietato passare sul cupolino. Col pennarello nero indelebile, attenzione qua. Questa è la curva dove prima ci siamo buttati dentro. Con gran rischio, perché pinzare più del dovuto in quella piega, tra l'altro neanche si pinza volendo, dipende da come si decelera lì prima. Qua sull'acqua bisogna farlo in modo molto graduale. Leggero avvertimento dell'anteriore, non l'avete visto ma l'ho sentito io sul joystick, che ha cominciato a tremare un pochettino. Paura ragazzi, dopo devo cambiarmi le mutande. Non sbagliamo la frenata qua in fondo, adesso. Mi raccomando, freniamo qua. Come viene qua? Va bene, eccola. È solo che non voglio pinzare fino in fondo lo stesso. Qua va bene infilarsi dentro di due tempi. Guardate Nurossi come va a sfiorare i cordoli, ma con sapienza non li tocca neanche per sbaglio. Perché poi con l'acqua diventa molto pericoloso. Una gara di gestione qua bisogna fare. Le gomme sono a posto, difficile vedere grossi consumi qua con quest'acqua, perché ovviamente non si forza. La gomma si consuma quando forzi, c'è niente da fare. Oppure quando è inadatta, tipo se si asciugasse l'asfalto, beh, te credo. Ma non sembra così, la pioggia è battente, continua, i distacchi si sgranano un pochettino i piloti, ma molto molto poco. Dobbiamo stare attenti a non commettere errori. Più o meno oscilliamo intorno al mezzo secondo come distacco da questi due dietro. A volte vengono sotto, a volte ci prendiamo invece un secondino e viene però rimangiato alla staccata dopo. In questo momento dobbiamo anche capire che siamo noi il riferimento per quelli dietro, quindi dobbiamo essere furbi. Qua butto dentro la terza perché sennò scappa la moto. Ecco, vedete, qua è vicino Zarco, vicino a Nurossi. Che pericolo! Ah, qua c'è Zarco che fa le prove di sorpasso in quella curva, ma non ha capito che Nurossi, madonna, qua troppo largo, attenzione sul cordolo. Ha capito che Nurossi è pronto a chiudergliela in faccia quella curva lì. Dovrai cercare qualche altra soluzione, caro Zarzar. Loss continua a rimanere terzo, ma lì dietro, caro Sam, le tue speranze di vincere il mondiale non fanno altro che assottigliarsi. Però dovresti venire qua davanti, ma ti capisco. La tua domanda è: come faccio a venire? Non lo so. Non lo so proprio, caro Sam. Intanto Nurossi va a completare anche quello che è il quarto giro, comincia il quinto in 2:10:01. Pensate alla pole position 2:07. Si va piano. Oddio, mi sono scordato di frenare un'altra volta. Preferito inchiodarlo tutto stavolta senza piegare, così ero sicuro di fermarla, perlomeno di non cadere.
Oh raga, l'ho fatta una volta su quattro quella frenata lì giusta, eh. Ehi! Lowe's rompe gli indugi, attenzione, ha superato Zarco e anche Rossi. Attenzione Sam Lowe's che vuole rilanciarsi nel mondiale, quando Rossi vuole rilanciarsi all'inferno se lo prendi. Non lo prende. Di nuovo davanti Murossi, attenzione qua, al favore di traiettoria che dovrebbe avere Lowe's, ma Murossi chiude. Oddio, va a sfiorare il cordolo. Attenzione ragazzi, perché Lowe's mi ha capito, mi è stato a sentire. Sa che deve provare a vincerla se vuole venirsela a giocare con me e il buon Zarchi a Valencia. Ovviamente io farò di tutto per non permetterlo, ma comunque anche così, cioè in realtà in ogni caso la matematica non lo condanna oggi, mai, non che non cada. Ma neanche se cade, no, se cade sì. E però attenzione qua, che uniamo le linee, noi andiamo a fare così, non ho capito perché, ma io mi trovo a farla così, infatti l'ho riguadagnato subito. Sam Lowe's vuole... dove è entrato? Ha insegnato a Zarco in pratica quello che avrebbe dovuto fare negli scorsi giri. Ci ha provato Zarco, Rossi gliel'ha chiuso sempre dall'esterno, poi visto che c'era Lowe's davanti, Rossi secondo e dietro Zarco, gli ha detto guarda Johan, si fa così! E va ad imbucare in un posto incredibile Sam Lowe's all'ultimo giro, ragazzi non sbagliamo qua. E ho detto non sbagliamo, freno di merda. Ah no, non abbiamo sbagliato, ok, ci sta come linea. Attenzione perché Murossi va a vincere sull'acqua di Sepang, è un evento storico per noi, per lui, per tutti. Beh, ho capito che qui a Sepang allora bisogna sperare che venga sempre giù Morbidelli, 2.09.7, giro veloce, ma guardate tutti più o meno con lo stesso passo i primi quattro, eh? Beh, anche Folger, 10.1, non so se è la prima volta che vinco a Sepang, sicuramente è la prima volta da quando gioco con le mod molto seriamente. Bravo Murossi, la classifica, E ovviamente vedete che Zarco con la sua terza posizione... scivola a meno 12, perché era meno 3 più 9, cioè in pratica mamma mia ragazzi, sti due si sono fatti del male a vicenda, perché Lowe's arrivando secondo non è che abbia fatto chissà che, ma al massimo doveva arrivare primo, ha soltanto danneggiato Zarco e in pratica se sono autobiscottati nei miei confronti. C'è solo Valencia, è ottimo il margine di 12 punti, però attenzione perché Valencia è una di quelle gare che viene bene moddata, credo, e quindi non è facile da correre, non si possono sfruttare delle falle, un po' come adesso, però adesso noi c'era l'acqua, sull'asciutto questi invece menano ancora di più. Pensavo di arrivare con questa situazione a Valencia, ma pensavo di costruirla però tipo a Moteghi, a Phillip Island, invece non è andato niente come pensavo, anzi la cosa più bella l'abbiamo fatta proprio qua. Grandissimo Murossi, grandissimo mondiale ragazzi, ci becchiamo a Valencia e poi si penserà alle MotoGP. Ciao, un abbraccio.